Ancora una batosta per il Città di Brindisi che a Sant'Antonio Abate incappa nella sesta sconfitta nelle ultime 7 giornate. Nessun alibi per gli uomini di Francioso che contro una diretta avversaria per la salvezza mettono in mostra una delle peggiori prestazioni dell'anno. Dopo 21 minuti il Città di Brindisi è già sotto di 3 reti. I campani vanno in gol con Tedesco al 14esimo e al 33esimo, poi al 21esimo Corsale firma il tris. Villa, uno dei pochi insieme a Rizzi a reggere il peso della squadra, accorcia le distanze al 29esimo, ma anche al ritorno dagli spogliatoi il Sant'Abate domina il match chiudendo definitivamente i conti a 5 minuti dal termine, ancora con Tedesco. Finisce 4-1 per i campani con gli ultra biancazzurri che a fine partita hanno chiesto e ottenuto che i calciatori si togliessero le maglie prima del rientro negli spogliatoi. Il Brindisi resta fermo a 14 punti in quart'ultima posizione e ora mister Francioso è in odore di esonero. A fine partita l'allenatore è visibilmente amareggiato. Sul mercato ha detto: preferisco non parlare. Forse non toccherà nemmeno a me parlare in futuro di questo.